Inutile parlare dei pipistrelli, pensai. Il povero bastardo presto li avrebbe visti da solo. Avevamo due buste di erba, 75 palline di mescalina, 5 foglie di acido superpotente, una saliera mezza piena di proteine, un'intera galassia multicolore di eccitanti, calmanti, scoppianti e esilaranti, e anche un litro di tequila, un litro di rum, una cassa di birra, mezzo litro di etere puro e due dozzine di fialette di coppa. Non che per il viaggio ci servisse tutta quella roba, ma quando ti ritrovi invischiato in una seria raccolta di droghe, la tendenza è di spingerla più in là che fuori. Irresponsabile e depravato di un uomo negli abissi di una sbornia di etere. E io sapevo che ci saremmo arrivati abbastanza presto. Un rapporto della sottocommissione della Camera afferma che le droghe pesanti hanno ucciso 160 soldati americani l'anno scorso, di cui 40 in Vietnam. Le droghe. Tiro, amico! Avesse cominciato a gridare di pipistrelli che si fiondavano sulla macchina? Se sì, beh, dovevamo tagliargli la testa e seppellirlo. Perché va da sé che non potevamo lasciarlo andare. Ci avrebbe denunciata qualche sperduta stazione di polizia di nazisti che ci avrebbero rincorso come cani.
l'ho detto ad alta voce. Non l'ho solo pensato. Stavo parlando. Mi hanno sentito.